Il nostro lavoro sull'icona non è ancora finito. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo appuntamento con il corso di iconografia. Oggi finalmente sigilleremo il nostro lavoro con l'olifa, la vernice protettiva che custodirà per sempre la nostra icona. L'olifa è una vernice molto importante, una vernice tipica e unica che si usa solo ed esclusivamente per proteggere le icone. È un balsamo protettivo che diventa parte della pittura stessa. Per questo bisogna fare passare un bel po' di tempo, dai 20 giorni ai 6 mesi per apporla. Nelle indicazioni su come mettere l'olifa c'è scritto almeno 20 giorni, ma io vi consiglio sempre di fare passare 6 mesi in modo da far polimerizzare bene il colore e solamente successivamente nutrirlo di nuovo attraverso l'immissione di un qualcosa di umettoso, di grasso, che vada di nuovo a vivificarne i toni. Sinceramente potrei dirvi anche la ricetta di come fare l'olifa, anzi ve la metto proprio qui sotto nel box informazioni, la troverete per iscritto, per esteso, con tutti i passaggi ben descritti, però altrettanto sinceramente vi dico, non ne vale la pena. È un lavoro lungo, meticoloso, con delle componenti che sono anche abbastanza antipatiche da cucinare e da lavorare. Vi conviene comprarla già fatta e si compra solo in un posto l'olifa in tutta Italia, la vende solo ed esclusivamente la ditta Zecchi di Firenze, a cui faccio pubblicità, ma dove io stessa l'ho comprata pagando l'olifa, quindi non sto facendo pubblicità alla ditta Zecchi, che è una ditta antichissima, non ha bisogno di pubblicità, ma sto dicendo che se la volete trovare potete trovarla solo presso di loro, almeno che io sappia si trova solo lì. Vi lascio qua sotto nel box informazioni anche il link per raggiungere il loro sito. A me l'hanno spedita a casa. Cosa dirvi? Passare l'olifa, immettere l'olifa sulla tavoletta è un'esperienza meravigliosa. Si può mettere in due modi, o usando il pennello, è un metodo molto più moderno che io non consiglio perché bisogna avere il sentore di quello che si fa, o usando le mani. Voi vedrete che io userò le mani nude, ma voi se siete allergici a qualcosa, magari o prima ne provate un pochino sul palmo, sul polso e lasciate andare un pochettino, poca poca, la tenete un po' per due orette, se fa qualche reazione, appena sentite un pizzicore, qualcosa, subito vi lavate, dovete vedere se siete allergici ai componenti. E allora, se non siete allergici, potete anche passarla con le mani. Se no, nel dubbio, usate i guanti in lattice, anche se non è la stessa cosa. Spostiamoci sul piano del lavoro e andiamola a vedere. Ed ecco l'occorrente per dare il velo di protezione alla nostra icona. Finalmente apponiamo l'olifa, questa difficilissima operazione che faremo insieme passo passo. Elemento fondamentale è appunto l'olifa, di cui vi ho già parlato nell'intro e che vi ho suggerito invece di prendere dalla ditta Zecchi. Vedete, come vi dicevo, io la prendo là, conviene. Anche se costicchia, ma guardate quant'è, ci fate 300 icone con questa, credo. Allora, il phon, la tavoletta su cui passare appunto l'olifa stessa e un pennello abbastanza largo. Come prima cosa versiamo la nostra olifa all'interno di un contenitore di vetro e riscaldiamola a bagnomaria finché questa non cominci a scottare. Nel frattempo riscaldiamo la nostra tavoletta con il phon, meglio sarebbe con i raggi del sole, lasciandola un bel po' al sole, però essendo oggi già pomeriggio, non essendoci bel tempo e dovendo fare il video, noi ci accontentiamo del phon. Riscaldiamo la superficie della tavoletta. Quando la superficie sarà ben calda, sì, e anche l'olifa sarà ben calda, prendiamone un poco. Vedete, scaricate sempre il pennello e passate velocemente su tutta l'icona. Velocemente, mi raccomando, non imbibite troppo, sennò ci sta un'eternità ad asciugare. Bagnate tutto di olifa
ed ecco che i colori ritornano fuori. Ok, bagnate i bordi. Dopodiché con le mani, o se vi dà fastidio con le mani mettete i guanti in lattice, cominciate a massaggiare bene il tutto. Fate assorbire l'olifa. Potete aiutarvi anche con della carta che non lasci residui. Il viso. State attenti che non venga via il colore, mentre la passate, non succede, ma state attenti. Massaggiate piano piano. Su tutto. Massaggiate per un bel po' di minuti, quindi lasciate riposare per 3 ore circa. Dopodiché ci rivediamo. Continuiamo un po' a massaggiare noi. Vedete com'è? L'olifa penetri all'interno della materia attraverso il gesso di chi la scrive, quindi come i nostri umori corporei alla fine diventino parte stessa dell'icona. E l'ultimo saluto alla nostra scrittura prima di destinarla a chi desideriamo che vada. Sui bordi non aggiungete altro lifa, ma passate i residui della frontale, oppure intingete il dito e passatela su tutto, stendendola molto bene. Bene, finita questa operazione, naturalmente su tutti i bordi, fatela riposare per 3 ore. Ci rivediamo dopo. Ed eccoci qua, trascorse le 3 ore, la tavoletta non sarà del tutto asciutta, sarà ancora bagnata di olifa, dovremmo risporcarci le mani se siete particolarmente sensibili, anche se il prodotto non è urticante, ma se siete particolarmente sensibili mettete i guanti, cominciate di nuovo a passare col dito sopra la tavoletta cercando di togliere il residuo di olifa che è rimasta, quindi spingete in questo caso verso proprio l'esterno, così su tutto. Vedrete che ci sono alcune parti che saranno essiccate maggiormente, altre che invece avranno una maggiore viscosità ancora dovuta all'olio. Questo dipende da quanto grasso sia il pigmento, quanto abbia da quanto si sia seccato in questi 6 mesi, piuttosto che comunque ogni pigmento, sappiate, reagisce in maniera differente. Potete anche aiutarvi con un fazzolettino di carta, una carta che non perda fibra, mi raccomando, e piano piano, tanto oramai la superficie è diventata più liscia di com'era, potete passare con dei piccolissimi e velocissimi movimenti rotatori. Controllate però sempre il gesto, sempre sempre, i colori sono più vividi, vedete? Purtroppo è calata la notte, perché naturalmente passate le 3 ore, era di pomeriggio, la luce sarà cambiata, però penso si capisca. Poi vi faccio anche le foto per fare vedere la luce intensa. Ecco qua, ci siamo. Olè. Anche i bordi, anche i margini, mi raccomando, un po' scaricheranno, vedete, perderanno un po' il colore, ma non fa nulla, è normale. Dopodiché la vernice proprio si fisserà sulla vostra tavoletta, fissando definitivamente anche i pigmenti. Ok, asciughiamo le mani, passiamole. Perfetto, quando il dito non sarà più troppo lucido, un po' lucido sarà sempre rispetto al vostro incarnato, ma quando non sarà più a specchio, diciamo così, sarete pronti per far riposare il vostro lavoro. In un paio di giorni si essicca. Per avere l'essiccazione totale dovranno passare 6 lunghi mesi, però naturalmente potrete esporla tranquillamente, l'importante è non
digitarla troppo, ecco, lasciarla un po' riposare con se stessa. La nostra icona è finita, questa è un'altra, così avete modo anche di vedere una seconda Sant'Agata, visto? L'originale è un gonfalone che è il doppio di grandezza di questo, perché ricordiamo che le icone vanno sempre aumentate o rimpicciolite in proporzioni, e che ha una di spalle all'altra le due icone, l'icona che abbiamo fatto precedentemente di Sant'Agata, quella bizantina, e questa che invece è un'icona posteriore al periodo è già rinascimentale. Quindi vi ho fatto vedere entrambe le facce di un'opera che è conservata a Firenze. Bene, spero che questo video vi sia servito e vi sia stato utile. Vi ricordo che nel box informazioni c'è la ricetta dell'oliva, ma vi ricordo anche che è più conveniente acquistarla. E se ve lo dico io, credetemi. Oramai ci fidiamo, no? Credetemi. Ora vi lascio le foto e noi ci rivediamo di là. Vi ho fatto vedere come mettere l'oliva all'interno della tavoletta. Avete visto che gesto bellissimo di massaggio, di contatto fisico con quel creato di Dio. L'abbraccio dell'icona nei nostri confronti è il vicendevole affetto che si spande attraverso il gesto del massaggiare l'oliva. Vedete come l'oliva, avete visto dalle foto come l'oliva porta lucentezza senza lucidare, ma ridà tono al colore, facendo splendere le vesti, le carni e loro stesso. Per asciugarsi completamente passeranno 6 mesi, ma qua vi parlo dal punto di vista chimico dei legami, ma per asciugarsi dal punto di vista tattile già dopo un paio di giorni, se l'avrete stesa bene e avrete tolto tutti i residui nel massaggio successivo, quindi quello dopo le 3 ore, e allora vedrete che in 2 giorni la vostra icona, la vostra tavoletta sarà perfetta. State attenti, massaggiate profondamente l'oliva, perché se lasciate dei residui troppo spessi questa tende a spaccarsi ad isole, proprio a crettare, e quindi diventa più antipatica come cosa poi da togliere e da spalmare, perché poi è anche grazie, perché io la stendo a mani nude, perché anche grazie al calore dei polpastrelli che questa si fonde con la materia pittorica. Insomma, è il dare un po' del nostro alla nostra tavoletta, alla nostra scrittura, che abbiamo scritto con l'animo, abbiamo scritto col gesto pittorico, abbiamo scritto con l'intento, e adesso qui uniamo anche della nostra fisicità. Un po' come all'inizio, quando abbiamo preparato il supporto con olio di gomito, vi ricordate? Bene, tempi ormai lontanissimi. Questa verniciatura, chiamiamola così, questa chiusura del nostro lavoro, non è la chiusura del corso di iconografia. Ancora devo farvi vedere un sacco di cose, un sacco di momenti da fare sull'icona, perché questo è stato solo un episodio Sant'Agata, no? Adesso magari con altre icone che scriverò vi farò vedere altri particolari, magari gli assist nelle vesti, i capelli, come farli bene. Quindi il corso di iconografia è ancora in itinere, tanto ancora vi farò vedere. La prossima volta vi farò una lezione molto interessante sul confezionamento, magari di quando dobbiamo dar via un pezzo così importante, un'icona. Sempre che la cosa possa interessarvi, lasciatelo, come vi dicevo prima, qui sotto nei commenti, se vi interessa vedere come io poi agghindo, diciamo così, l'icona per il passaggio dalla mia mano alla mano di chi la deve ricevere. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Ricordatevi che nel box informazioni trovate la ricetta dell'oliva, o l'indirizzo se ve la volete fare voi, o l'indirizzo della ditta Zecchi se volete ritirarla. Che altro dirvi? Se questo video vi è piaciuto, il corso di iconografia vi piacciono i contenuti impegnati di arte per te, al solito un bel pollice in su, perché sennò il signor YouTube ci affossa tra le miriadi di video. Condividete questo video e lasciate tanti tanti commenti, che a me fa sempre piacere leggervi, e noi ci rivediamo la prossima volta. Grazie a tutti per essere così affettuosi nei confronti di questo corso e nei confronti della sottoscritta. Vi mando un enorme bacio e vi ringrazio davvero di cuore, siete una compagnia bellissima. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, arrivederci, alla prossima!